Un sole quasi estivo irradia di luce il comunale di Via Aldo Moro in questa sfida importantissima per le due formazioni in campo. Per Mozzanica la vittoria significherebbe la sicurezza del quinto posto finale in campionato, mentre per le friulane si trattano delle ultimissime chance per allontanarsi dalla zona retrocessione. Fracassetti conferma l'11 visto in azione a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Mister Lizzi lascia in panchina la portoghese Coutinho e si affida in avanti alla coppia Zanon-Zanetti, mentre la maglia numero 10 è affidata all'altra iberica Gouveia. La prima vera conclusione arriva al nono. Scarpellini viene abbattuta a qualche metro dal limite. Della battuta si incarica Tonani, gran botta, ma palla che esce oltre il palo alla sinistra di Zorzi. Scalpita sulla destra Penelope Riboldi, che al 17° viene imbeccata da Schiavi. Vola sulla fascia e offre un bellissimo pallone al centro per Cambiaghi, il cui tentativo di controllo viene respinto dai centrali friulani. La sfera giunge però sul destro di Mauri, che da una ventina di metri scarica una fucilata che si infila in rete, con l'estremo difensore friulano che non tenta neppure l'opposizione. Le ospiti tentano una reazione al 20°, cross dalla destra di Mantoani e incornata fuori bersaglio di Zanetti da posizione impervia. Giacinti con bravura conquista un angolo al 32°. Scarpellini dallo spicchio dall'indietro per Riboldi, la cui perfetta rasoiata arriva sul secondo palo, dove si avventa come un falco Angelo Locatelli in spaccata, sorprendendo tutti, anche Zorzi, che deve raccogliere nuovamente nel sacco la sfera. Secondo sigillo in campionato per Capitan Harlock. Fracassetti sostituisce una Cambiaghi vittima dell'improvvisa calura per Garavelli al 38°. Qualche istante più tardi, sempre sull'asse Mantoani-Zanetti, si fanno pericolose le ospiti. Cross rasoterra della numero 7 friulana per l'attaccante classe 91, che appena dentro l'area spara di destro sull'esterno della rete. Nel finale è la solita Mantoani a tentare il sinistro dal limite, senza impegnare più di tanto l'attenta Gritti. Subito dopo Schiavi pennella nei 16 metri per Mauri, che controlla e calcia a botta sicura, ma oltre lo specchio. Termina la prima frazione col doppio vantaggio del padrone di casa. Le ospiti al rientro in campo si fanno preferire nei primi minuti, anche se le conclusioni da lontano di Mantoani al 7° e Barbieri al 10° sono innocue, mentre sull'altro versante da segnalare un colpo di testa su azione d'angolo di Schiavi fuori bersaglio. Al 18° finalmente si vede una conclusione nello specchio. Scarpellini dal limite tocca sulla sinistra per Garavelli, che si accentra e cerca l'angolino senza troppa forza. Zorzi può distendersi e bloccare. Subito dopo, ancora la giovane attaccante Orobica si fa vedere in area, ostacolata dai difensori ospiti. La palla giunge a Riboldi, che dall'altezza del dischetto tenta il tapin, ma la sua conclusione è smorzata da Donghi. L'azione però è in pieno svolgimento. Sulla sfera si catapulta Mauri, che con un rasoterra dal fondo pesca libera sul secondo palo Giacinti, che non deve far altro che indirizzare in rete. È il gol che chiude in pratica l'incontro. Le padrone di casa gestiscono la restante parte della gara in tutta tranquillità. Riboldi, autrice di una prova tutta cuore e polmoni, ha una buona palla dal limite al 27°, ma la mira è imprecisa. La numero 11 Orobica meriterebbe il sigillo personale, ma sul sinistro al 40° è bloccato a terra da Zorzi. Al 42° Locatelli ha una prima indecisione su Zanon, ma poi rimedia alla grande evitando in pratica il gol della bandiera ospite. Riboldi è ancora protagonista di una bella giocata dal limite al 45°, ma l'ex partenopea è ancora sfortunata, poiché la sfera esce sfiorando il secondo palo. Dopo 3 minuti di recupero, il signor Feraudo cessa l'ostilità. Il Mozzanica vince e chiude il campionato 2013-2014 con la conquista del quinto posto 2 turni dal termine. Ora c'è nel mirino una Coppa Italia da onorare. Mister, oggi un'ottima prova che vale il quinto posto finale in classifica. Sì, avevo chiesto oggi alle ragazze di fare una partita di spessore per ipotecare definitivamente il quinto posto, anche perché ce lo meritiamo dopo l'annata che abbiamo fatto, e le ragazze hanno risposto pienamente facendo un'ottima partita, avendo sempre in mano la partita, non concedendo un tiro in porta a loro, per cui va fatto anche un plauso a queste ragazze, perché specialmente le ultime 3 partite abbiamo fatto vinto di goleada giocando le grandi partite e contro squadre che giocavano per la salvezza, per cui le motivazioni delle altre erano 1000 e le ragazze sono state molto brave a interpretare le partite. La stagione è tutt'altro che finita, perché adesso c'è una Coppa Italia da onorare. Sì, prima dobbiamo onorare il campionato, perché comunque vogliamo ancora fare dei risultati, avremo la Torre settimana prossima e poi l'ultima in casa vogliamo chiudere in bellezza. Ovviamente da adesso cominceremo a preparare la partita di Coppa Italia, dove vogliamo arrivare al massimo delle nostre possibilità per potercela giocare alla pari contro il Verona.
Mister Lizzi, tecnico del Chiesiellis, oggi un Chiesiellis che ha avuto qualche difficoltà, però fortunatamente le dirette avversarie per la salvezza hanno perso tutte, quindi siete ancora lì. Sì, diciamo che le difficoltà sono rivenienti semplicemente dalla bravura dell'avversario, una squadra che si vede dalla classifica, ma anche si vede dal campo, che sta bene, che gioca bene, che sta bene fisicamente, ben messa in campo, per cui abbiamo cercato di fare il possibile, rimanere il più possibile in partita. Non ce l'abbiamo fatta anche per il cinismo dell'avversario, perché tutto sommato avevamo retto bene l'urto, ma concedendo due o tre situazioni Mozzanica ha capitalizzato. In effetti speravamo così di fare almeno un punto, perché la nostra classifica piange. Non ce l'abbiamo fatta, ma è chiaro che dobbiamo rialzarsi di corsa. Ci aspettano due scontri diretti con Firenze e Valpolicella, per cui dietro è ancora tutto da giocare e sicuramente, insomma, dobbiamo avere la testa alta subito già da oggi, da finita la partita di oggi. Ecco, il rammarico maggiore magari per qualche punticino perso per strada più che per la gara di oggi? Sì, il rammarico maggiore, diciamo un po', abbiamo un po' buttato via la partita di sabato scorso col Como, eravamo in vantaggio 10 minuti dalla fine, era uno scontro diretto, e più ancora l'andata, abbiamo perso diversi punti un po' malamente, ma frutto anche di un percorso particolare, una difficoltà di assemblaggio squadra. La quadratura del cerchio l'abbiamo trovata da gennaio in poi, dove abbiamo fatto qualche bel risultato, abbiamo trovato un giusto assetto, però evidentemente non è sufficiente per affrontare squadre del calibro di quelle che sono delle prime 5-6 in classifica, Mozzanica compreso. Angela, oggi una vittoria che vale doppio perché consolida la quinta piazza e sigillata da una grande rete d'attaccante vera. Hai visto, dopo 5 anni di digiuno, quest'anno 2. E è stata una bella soddisfazione, poi almeno abbiamo sigillato il quinto posto, che per noi era il nostro obiettivo, e adesso continuiamo e puntiamo al record di punti, visto che il mister ci ha promesso una cosa che non posso dire adesso, però spero che si avvererà. Beh, c'è anche una Coppa Italia da conquistare forse, o almeno cercare di fare il meglio possibile. Esatto, anche perché adesso, visto che, cioè, non dico che ci rilasseremo nel campionato, visto che abbiamo sigillato il quinto posto, però almeno cercheremo di concentrarci un po' di più sulla Coppa Italia per cercare di arrivare più là possibile. Hai una dedica in particolare per la tua prodezza di oggi? Vorrei dedicare alla nostra tifosa Manuela, che ha subito un grosso intervento, e spero la più presta guarigione. Penelope, oggi una grande gara, una vittoria importante perché vuol dire quinto posto conquistato, e una grande Penelope oggi, ti è mancato solo il gol. Sì, oggi è stata comunque una bella partita di tutto il gruppo, abbiamo fatto secondo me un buon gioco, le abbiamo comunque messe lì per tutti comunque i 90 minuti. Ultimamente sì, penso che mi manca solo il gol, penso che comunque le ultime partite sto giocando molto per la squadra e in zona gol mi sta andando un po' male, è un periodo un po' sfortunato, però vabbè, l'importante è che la squadra vince. Speriamo magari di vedere una tua marcatura in Coppa Italia col Verona. Sì, infatti scherzavo anche col mister, che mi diceva che sarebbe stato bello che sia io che Michele arrivavamo in doppia cifra, così diciamo portavamo comunque tre attaccanti in doppia cifra, però io gli ho detto magari non segno le prossime partite, però butto fuori il bardolino della Coppa, quindi abbiamo detto andrebbe bene lo stesso. Laura Donghi, difensore del Chiesiellis, oggi una partita insomma un po' così, però diciamo che forse il maggior rammarico era sui punti persi durante questo campionato. Sì, sicuramente questa qua era una partita difficile sulla carta, e in campo infatti abbiamo avuto subito delle difficoltà, peccato perché dobbiamo fare dei punti e mancano solo due partite, quindi cercheremo di mettercela tutto contro il Firenze e Valpo. Ovvio che questa qui era una gara per far punti molto dura. Beh, fortunatamente anche le altre avversarie hanno perso, quindi le vostre possibilità non sono cambiate. Sì, a parte il Firenze, che so che ha vinto e quindi è già a 9 punti, sicuro la prossima dovremo cercare di vincere assolutamente, perché sennò anche il Valpo poi, se ci va troppo in là, non facciamo neanche il play-out. Quindi sabato sarà la gara della vita.